Entro la fine dell'estate il Piemonte si doterà di un bando rivolto ai comuni per l'erogazione di contributi per progetti sociali e di riutilizzo di beni confiscati alla mafia. Un ambito che tocca 63 comuni della regione e coinvolge 145 immobili già destinati. Il Consiglio regionale ha approvato la delibera che definisce i criteri di riutilizzo e prevede uno stanziamento di 200.000 euro con una quota di cofinanziamento a carico dell'ente locale del 50%. Presidente Chiamparino, oggi il Consiglio vota una norma che permetterà di riutilizzare beni confiscati alla mafia. Sì, oggi si vota una norma attuativa di una legge del 2007 che mette a disposizione 200.000 euro e definisce i criteri per il bando con cui i comuni che hanno beni che appartenuti alla mafia trasferiti o che hanno in corso le procedure di trasmissione, a condizione che queste finiscano entro 90 giorni, possono partecipare a questo bando per avere un finanziamento diciamo che può concorrere fino alla metà, che deve essere cofinanziato dal comune o da altri enti. Si può concorrere fino alla metà comunque per una somma non superiore a 50.000 euro. Questo è anche per, data la relativa esiguità della cifra, per consentire a più progetti di poter essere finanziati e sostenuti. Abbiamo espresso voto favorevole alla delibera, sono state accolte tutte le suggestioni fatte dai consiglieri che compongono la Commissione per la promozione della legalità che presiedo. Mi piace ricordare in particolare la proposta del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle finalizzata alla destinazione dei beni confiscati anche all'agricoltura sociale. Pensiamo sia un buon punto di partenza, ma pensiamo anche che per il futuro siano necessari maggiori sforzi da parte della Regione dal punto di vista delle risorse. Siamo molto contenti di questo provvedimento perché dopo anni la Regione torna a investire sul riuso sociale dei beni confiscati. Lo aveva già fatto in proprio quando ha deciso di acquisire il castello di Miasino e investendo più di 1 milione di euro per la sua ristrutturazione. E con questo provvedimento si torna a dare una mano a quei comuni che sul proprio territorio hanno dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Noi del Partito Democratico siamo particolarmente soddisfatti anche perché queste risorse sono state rese possibili da un emendamento che proprio il nostro gruppo ha presentato nell'ultimo bilancio. L'investimento sui beni confiscati e sul loro riutilizzo è molto importante sia da un punto di vista sociale, perché possono tornare a generare lavoro, servizi sociali, si pensi per esempio anche all'emergenza della casa piuttosto che a progetti per le politiche giovanili, ma ha anche un importante valore dal punto di vista culturale, perché un bene confiscato presente su un territorio non riutilizzato socialmente dà un cattivo messaggio ai cittadini, come se quel bene funzionasse fino a quando lo gestiva la mafia, poi quando arriva lo Stato il tutto si blocca. Il Movimento Nazionale ha espresso una contrarietà sulla delibera sui beni confiscati alla mafia, ovviamente non per la finalità che condividiamo assolutamente, ma perché la delibera prevede due aspetti certamente utili, quello di concedere i beni per l'emergenza abitativa o per iniziative di carattere sociale, ma anche per l'accoglienza dei rifugiati. Noi siamo assolutamente contrari che si possano utilizzare beni per l'accoglienza dei rifugiati, non per una posizione ideologica, ma semplicemente perché la legge sulla confisca dei beni mafiosi è nata con un concetto di restituzione, per cui certamente vengono restituiti ai cittadini dei beni se si fa una caserma dei carabinieri, se si fa un centro di aggregazione giovanile, non vi è alcun bene di collettivo per i cittadini piemontesi se un bene è utilizzato per l'accoglienza ai migranti.